Finalmente ecco la seconda maglia della Juventus 2018-2019. Come sempre ne avevamo avuto ampia anticipazione, in particolar modo sulla maglia bianconera, account molto ben curato che parla delle nuove maglie della Juventus con largo anticipo, ma non solo, parla anche di storia della Juve, quindi vi invito genuinamente e sinceramente a seguire la maglia bianconera sia su Twitter che su Instagram. E in particolar modo loro avevano appunto anticipato questa nuova bellissima seconda maglia, che tra poco vi mostro, che è caratterizzata dai bottoncini senza colletto che io adoro, veramente fantastica, come la prima maglia dell'anno scorso, ma in maniera un po' diversa. Di un colore veramente entusiasmante, un colore praticamente sabbia, che è un po' come se fosse un dorato, desaturato, quindi è un colore molto molto moderno. In qualche modo si avvicina questa seconda maglia alla seconda maglia del Bayern Monaco oppure Adidas, che pure secondo me è bellissima, solo che quella lì tende al verde, questa qui tende appunto al dorato, al marroncino in qualche modo, ed è veramente stupenda. Secondo me, insomma, quest'anno veramente maglie bellissime. Sulla prima ci siamo spesi con qualche polemica anche per il discorso della toppa, però non possiamo dire che non sia bella, soprattutto adesso che la stiamo utilizzando e che l'abbiamo vista con scritto Ronaldo 7 dietro. Insomma, diventa bella, anche se fosse stata brutta sarebbe diventata bellissima. Quindi questa seconda maglia, che doveva essere presentata, pubblicizzata dal 30 agosto, la pubblicizzazione è stata anticipata ad oggi, 21 agosto. Ed entriamo allora nel dettaglio della nuovissima seconda maglia della Juventus 2018-2019. Ecco la schermata odierna del sito della Juventus, dello store ufficiale, con le prime immagini, della nuova maglia indosso i nostri campioni. Ovviamente spicca quel Cristiano Ronaldo lì sulla sinistra, con la nuova maglia, il kit away 2018-2019. Questa è la seconda maglia uscita oggi, 21 agosto. Ecco una prima foto pubblicata su Twitter e su Instagram dalla Juventus di Dybala, che quindi è il primo testimonial, principale testimonial di questa nuova maglia, essendo lui tra l'altro testimonial Adidas. Poi nelle storie di Adidas Football su Instagram compaiono anche Pjanic, Bentancur e Cuadrado, altri giocatori marchio Adidas, che invitano quindi ad acquistare la nuova maglia facendo swipe up. Infatti la maglia in questo momento è disponibile in esclusiva sugli store online Adidas e Juventus. Ed ecco Adidas Ita, l'account italiano di Adidas su Instagram, che pubblica questa foto di Dybala in uno scenario che richiama tra l'altro il colore della maglia con la ringhiera. E Paolo, che sempre sullo stesso account Adidas Italia, porta anche in mano le nuovissime scarpe Adidas, sempre perché è testimonial. E da qui vediamo anche un po' meglio il colore esatto della maglia sotto una giusta luce. Passiamo al sito allo Juventus Store, con un breve raffronto che vi propongo tra la maglia Authentic e la maglia, diciamo, normale. Una curiosità, che interessa molti, perché tanti chiedono: ma che differenza c'è tra l'Authentic e quell'altra e quella normale? Insomma, quale devo acquistare? Ecco, vedremo, vi mostrerò insieme, che cosa, c'è di differenza, quali sono le differenze proprio a livello tecnico e quale vale la pena prendere. Seconda poi delle proprie esigenze. Intanto una raccomandazione: acquistate assolutamente ed esclusivamente la maglia della Juventus sul sito, store della Juventus, perché, come c'è scritto proprio, sul sito, contribuite a sostenere la Juventus, perché tutto il ricavato va direttamente alla Juventus senza intermediari, e comprate sempre solo prodotti ufficiali. Abbiamo ecco il retro della maglia. Come potete vedere, già una prima differenza sulla forma. La maglia di sinistra è quella Authentic, la maglia di destra è quella normale. Vediamo proprio una differenza sia di colore che di forma. La differenza di colore in realtà non è una differenza di colore, ma dipende dalla grana del tessuto. Dipende dal tessuto, e vi farò appunto vedere più nel dettaglio quali sono le differenze. La maglia, diciamo, fan, che costa 89,95 come sempre, è quindi più squadrata, ed è fatta quindi apposta per essere indossata magari su un jeans.
e ovviamente non c'è retro che non presenti ovviamente la personalizzazione. E che personalizzazione, ho scelto Ronaldo per mostrarvi la maglia autentica e personalizzata e Dybala per l'altra. E iniziamo con i primi dettagli. Qui già si vede la differenza di tessuto. Nella maglia Authentic, come potete vedere, il tessuto sembra maggiormente disegnato, mentre in quella base è sicuramente più diciamo ricamato, nel senso che questa differenza di tono che si nota in realtà non è data da una stampa, ma proprio da un ricamo che rende il tessuto sicuramente più pesante e adatto ad accogliere lo stemma della Juventus cucito, mentre a sinistra nella maglia Authentic trovate una falsa cucitura che in realtà non è altro che una patch termoapplicata, proprio per rendere la maglia più leggera, il più leggero possibile da un punto di vista proprio di peso e quindi maggiormente performante sul piano della dinamica per i movimenti del calciatore. Stesso discorso per il simbolo Adidas, che nella versione a destra è chiaramente ricamato e quindi ha anche il suo peso sulla maglia, mentre a sinistra nella versione Authentic è termoapplicato. E qui vediamo ancora meglio con un maggiore zoom la differenza sul tessuto, che nella versione di sinistra è proprio un panneggio sicuramente più leggero e sottile. La toppa Jeep, anzi in questo caso non parliamo di toppa ma di scritta, mostra minori differenze perché è termoapplicato in entrambi i casi, ma ancora una volta nella versione autentica a sinistra notiamo quanto sia leggero e fresco il tessuto che, come vediamo più avanti, è un Clima Chill Adidas, mentre nella versione Fan, nella versione base da 89,95 euro, è un Clima Light. E vediamo infatti qui il dettaglio di maggiore differenza tra le due maglie. Qui c'è proprio la differenza netta che fa capire di quale maglia stiamo parlando. Nella maglia Authentic persino le strisce Adidas sono termoapplicate. Nella maglia base invece le troviamo cucite in rilievo, che magari possono dar fastidio sulle spalle, alla clavicola, nei movimenti della corsa, e per questo chiaramente non sono non si prestano ad essere utilizzate nelle performance sportive. Quindi nella versione Climachill di sinistra, quella Authentic, come potete leggere dal retro del colletto, che è pure molto diverso ma lo vedremo nel prossimo dettaglio, c'è appunto l'Adidas termo applicato, e quindi è un Climachill molto molto leggero. Ed ecco appunto la differenza all'interno del colletto. Nella versione Authentic numero 8, che ovviamente non c'entra nulla con Claudio Marchisio, ma è la taglia, che nella versione di destra è una M, vediamo l'interno del colletto nettamente differente. E iniziamo già a notare, come vedremo meglio nella prossima grafica, la differenza anche di bottone. Il bottone della maglia Authentic è chiaro, il bottone della maglia base è scuro. Non escluderei una differenza di peso, anche se di milligrammi, anche in questo caso, perché si studia veramente tutto al minimo dettaglio per migliorare le prestazioni dei calciatori. Ed ecco qui la differenza sul bottone, anche qui notiamo ben evidente la differenza di tessuto, anche diciamo la parte che si va a sovrapporre, la parte di tessuto che si sovrappone con la chiusura del bottone, sembra più sottile a sinistra e più spessa a destra, proprio perché nella versione di destra possiamo evitare anche i dettagli, diciamo, sul piano della leggerezza. Il retro del colletto non mostra tantissime differenze, si nota solo ancora una volta la differenza di tessuto. Quindi passiamo oltre ad un dettaglio, l'ultima differenza tra maglia Authentic e maglia base, e la vediamo sul fronte, dove nella maglia Authentic c'è una patch con la stagione 18-19 indicata, che manca del tutto nella versione base, dove invece, anche se si vede pochissimo, c'è la scritta Clima Light. Anzi, questa è l'ultima differenza tra le due maglie. Sulla manica, le maniche sono praticamente uguali, bordo bianco-nero che richiama chiaramente l'identità della Juventus. Questa invece non è una differenza tra Authentic e non Authentic, sono due maglie Authentic ed è il dettaglio esclusivo della maglia Authentic, il bordo interno della parte inferiore della maglia. Cioè nella parte inferiore della maglia, che vedete praticamente sovrapposta e chiusa a destra, all'interno, come si nota a sinistra, c'è una banda dorata, che è un dettaglio sicuramente molto molto interessante. Passiamo a dare un'occhiata ai pantaloncini, che sono in un'unica versione, Clima Light.
sono leggermente più scuri, quindi rispetto alla maglia, non cambia nulla rispetto al passato. Adidas sulla parte retro sinistra e Juventus sulla parte anteriore destra. Nella immagine di destra notate anche in alto, all'altezza del fianco, anche la scritta Klima Light, che si vede meglio nelle prossime immagini. Qui il dettaglio su Juventus e Adidas in entrambi i casi sono loghi ricamati, in questo caso non c'è da dare molto per il sottile sulla leggerezza del tessuto, e qui il dettaglio appunto Klima Light e Adidas, anche in questo caso le tre strisce sono cucite e non termoapplicate. Un'occhiata anche ai calzettoni, che sono della migliore qualità Adidas, anche in questo caso stemma sul davanti, Adidas sul retro. Ve lo dico per certezza, con certo, perché utilizzo anche questi calzettoni, ho utilizzato questi calzettoni per giocare a calcetto. Sono il top gamma Adidas, quelli che vengono utilizzati per le squadre di calcio, come si nota anche dal dettaglio dell'immagine di destra. Hanno l'identificazione lato destro, lato sinistro, e hanno queste striature e un tessuto studiato per la traspirazione sulla parte davanti, sul collo, quindi del piede, e per il miglior grip sulla parte inferiore. Spero che vi sia piaciuta. Ditemi insomma come la pensate nei commenti. Come sempre, spero che almeno su questa qui non ci siano grosse divisioni di tifoseria. Sulla terza neanche ci sono state. Sulla terza siamo stati praticamente tutti d'accordo che fosse bellissima, anche perché insomma le maglie nere con gli inserti colorati o comunque più luminosi sono sempre belle, come fu bella la prima seconda maglia Adidas, che era appunto nera e dorata. Questa qui è nera e giallo fluo, mentre questa seconda è veramente un inedito. Insomma, non abbiamo mai visto una maglia della Juventus di questo tipo, si avvicina veramente a poche maglie già vestite in precedenza. È un po' come se fosse una maglia gialla, appunto, come dicevo, desaturata, e quindi è una cosa molto, una via di mezzo tra un retro e qualcosa di molto moderno. A me piace veramente tanto. Sarà difficile resistere alla tentazione di acquistarle tutte e tre quest'anno. Ci vediamo presto con nuovi video, e sempre forza Juve.